Non mancano le polemiche oggi in città, sui social e sui mezzi di informazione per le modifiche apportate nell'organizzazione del 74esimo mandorlo in fiore, come ad esempio la soppressione della sfilata domenicale da Piazza Municipio in poi, escludendo la Via Tanea, il cuore della città, come da sempre fatto storicamente. Infatti da questa edizione in patrimoni culturali, come ribadito ieri nel corso della conferenza stampa, presenti il sindaco Filetto e il rappresentante del parco Bernardo, sfileranno da Palazzo delle Poste in Piazza Vittorio Emanuele a scendere fino al Viale della Vittoria, passando per Piazza Cavour. Tante anche le novità legate al traffico, come ha ben relazionato ieri l'assessore al ramo Gabriella Battaglia, come ad esempio l'esordio dei bus navetta che accompagneranno i turisti che arriveranno con i bus turistici nelle vie di accesso alla città, come Fontanelle, Villa Sete e San Leone. Quest'anno la capienza di chi potrà vedere lo spettacolo ai templi sarà di 10.000 persone per motivi di sicurezza, gli altri si dovranno accontentare di un mega schermo. Quest'anno c'è una modifica nel percorso della giornata finale, che è quello della domenica, però ricordo che il giorno, quindi, del Festival dei Bambini, cioè la domenica 3, e il percorso della fiaccolata rimangono pressoché invariati. Quindi la domenica 3 ci sarà in contemporanea la sfilata delle bande e il Festival dei Bambini. Le bande partiranno da Piazza Pirandello, faranno tutta Via Tenea e arriveranno in Piazza Cavour, mentre i bambini inizieranno il loro percorso da Piazza Don Minzoni e arriveranno fino in Piazza Cavour. Quindi tutto il centro di Agrigento sarà animato. La serata della fiaccolata, avrà come percorso sempre partenza Piazza Pirandello, arrivo in Piazza Stazione, e la novità di quest'anno sono le notti bianche, ovvero i gruppi. Dopo essere arrivati in Piazza Stazione si muoveranno nel centro storico, non tutti insieme ma dislocati, in maniera tale che la serata del mercoledì sarà anche questa animata per tutto il centro storico. Quindi avremo la piazzetta San Francesco, la piazza San Calogero, la via Atenea, la via San Girolamo, piazzetta Santo Spirito, dove si svolgeranno dei balli dei gruppi folcloristici. Ecco, novità sui bus navetta, per la circolazione è importante, il fatto nuovo di quest'anno. Sì, allora quest'anno per la domenica 10 naturalmente ci saranno, proprio per evitare il traffico veicolare all'interno della città e quindi impedire la normale mobilità, verranno fatte delle navette con partenza da tre punti, cioè Fontanelle, Villa Seta, quindi l'area del Parco del Mediterraneo e Villaggio Peruzzo. In questa maniera evitiamo che i bus Gran Turismo arrivino in città e quindi ci sia un blocco del traffico. Quest'anno ci saranno anche dei treni navetta, cioè i trenini turistici che da Portempedocle arriveranno ad Agrigento, toccando il Tempio di Vulcano e la stazione Bassa, in questa maniera e con servizio garantito dalle 8:30 del mattino alle 20:30, quindi per tutta la giornata. Quindi oltre alle navette abbiamo i trenini storici che Fondazioni Ferrovie dello Stato ci ha messo a disposizione e con l'ingegnere Calvelli e il dottore Fattori. Poi avremo anche in aggiunta dei treni che da Aragona arriveranno alla stazione centrale, quindi anche in questo modo noi riusciamo a garantire un servizio ferroviario potenziato da Aragona ad Agrigento. In questa maniera quindi si può venire in città senza necessità di utilizzare la macchina. Ci sarà anche un treno storico che partirà da Palermo alle 8, un trenino turistico che partirà da Palermo alle 8 del mattino e rientrerà la sera, per cui toccherà tutte le varie da Cammarata a Acquaviva Plata, insomma tutto il tratto che va da Palermo fino ad Agrigento, che partirà alle 8 del mattino da Palermo e poi rientrerà la sera intorno alle 18.